Siamo a Pistoia, l'iniziativa organizzata dal Dopolavoro Ferroviario, una mostra fotografica per il raddoppio Pistoia-Montecatini, l'infrastruttura a che punto è? Siamo qui con l'assessore alle infrastrutture e viabilità del comune di Serravalle, Bruschi Maurizio, e chiediamo che impressione ha avuto oggi e quali sono quindi anche le prospettive del territorio. Allora, per oggi posso solo dire che è stata una bellissima manifestazione con tante persone, autorità, cittadini e tanti volontari del DLF. E sì, è stata una mostra, diciamo, fotografica che poi sarà itinerante perché girerà fra i vari comuni e direi interessantissima perché mostra davvero il cambiamento che con i lavori del raddoppio questo territorio, ovviamente un po' deturpato, ma porterà sicuramente una grande opera che servirà a tutta la popolazione e ai turisti in Toscana. Perfetto, grazie.